canta il gatto con gli stivali. Il principe azzurro, la fata, il drago con le ali. E poi chissà che ci sarà, lo scopriremo con mamma e papà, come in un viaggio magico tra fantasia e realtà. Ma quante favole, quante avventure, storie fantastiche da ascoltare insieme. Pronti si parte verso il mondo delle fiabe. I tre porcellini. Perry, Jerry e Barry erano tre porcellini allegri e spensierati che decisero di andare a vivere in un paese lontano. I tre fratelli volevano andare a vivere vicino al bosco dei ciliegi e quindi, dopo aver fatto i bagagli, partirono tutti insieme per quella nuova avventura. Finalmente siamo partiti! Non vedo l'ora di arrivare al bosco dei ciliegi! Hai ragione, Perry! Finalmente potremo costruirci una casa tutta per noi! Ma perché non ce ne costruiamo una a testa? Tanto ci sarà un sacco di spazio libero da quelle parti! Hai ragione, Barry, e sono sicuro che la mia sarà la casa più bella. Ecco, il solito vanitoso! Vedrai che casetta mi costruirò io! I tre porcellini erano proprio contenti e per tutto il viaggio continuarono a fantasticare sulle loro nuove case. Io sono il fratello maggiore, quindi avrò la casa più grande. Sì, ma la mia sarà la più bella. No, io sono il più piccolo, però vi farò morire d'invidia. Nel giardino della mia casetta voglio costruire una piscina bellissima. Che bella idea. Allora la costruirò anch'io, e con un trampolino più alto del tuo. Anch'io voglio la piscina, però non so come si fa. I tre fratelli erano talmente emozionati al pensiero di costruirsi tre nuove casette che non si resero nemmeno conto di essere già arrivati. Barry, Jerry, guardate! Quello è il bosco dei ciliegi! Siamo già arrivati? Mi sembra impossibile! No, ha ragione Perry! È proprio il bosco dei ciliegi! Siamo arrivati! Adesso i tre porcellini dovevano soltanto scegliere il luogo in cui edificare la propria casetta e poi finalmente per loro sarebbe cominciata una nuova vita. Io voglio abitare vicino al bosco! Io dietro a quella collina! Io vicino al laghetto! Così non avrò bisogno di costruirmi la piscina! Il solito scansafatiche! Sono proprio curioso di vedere come farai a costruirti una casa intera di mattoni, pelandrone come sei! Mattoni? Ma Barry, sei pazzo! Non ci penso minimamente a costruirmi una casa di mattoni! Non vorrei mica farmi morire dalla fatica! Jerry ha ragione, fratellino! Una casa di mattoni è troppo faticosa da costruire! Molto meglio in legno! In legno? Ma tu sei pazzo, Perry! A me basta e avanza una bella casetta di paglia! Vedrete, sarà pronta in men che non si dica! Ma cosa state dicendo, scansafatiche, che non siete altro? Una casa seria va costruita con i mattoni! Non dite stupidaggini! Io non ci penso nemmeno a costruirmi una casa di mattoni. Per me il legno basta e avanza. E io non ci penso nemmeno a costruirmi una casa di mattoni. E nemmeno una di legno. Per me la paglia basta e avanza. Oh, accidenti! Se vi sentisse il nostro povero papà. Possibile che siete così scansafatiche? Io comunque mi costruirò una bellissima casa in mattoni. E vi assicuro che sarà la casa più invidiata di tutta la vallata. A quanto pare, Barry, Perry e Jerry avevano le idee molto chiare e infatti si misero subito al lavoro per costruire le loro nuove case. Naturalmente Jerry, il più giovane dei tre porcellini, in pochi giorni riuscì a costruirsi una casetta di paglia molto graziosa. Finalmente la mia casetta è pronta! Con tutta la fatica che ho fatto per raccogliere la paglia che mi serviva... Si sta proprio bene! Dalla finestra vedo il laghetto! Come sono contento!
Sono proprio curioso di sapere come stanno procedendo i lavori dei miei fratelli. E così Jerry partì in direzione del bosco per vedere a che punto era la casa di suo fratello Perry. Ciao fratellino, cosa ci fai da queste parti? Ciao Perry, sono venuto a vedere come procedono i lavori per la tua nuova casa. Mi sembra che hai ancora un bel po' di cose da fare. Ridi, ridi pure, sciocchino. Vedrai quando avrò finito come sarai invidioso. Jerry, che si divertiva un sacco a prendere in giro i suoi fratelli, decise di dirigersi verso la collina per vedere cosa stava combinando Barry, il maggiore dei tre porcellini. Ciao, fratellone! Come vanno i lavori? Ciao, fratellino! Come vedi, qui c'è molto da fare ancora. Eh sì, bella idea hai avuto a voler costruire una casa in mattoni. Pensa che io ho già finito e questa sera dormirò nella mia casetta di paglia nuova di zecca. C'è poco da ridere, stupidino. Vedrai al primo temporale che bene starai nella tua casa di paglia. E adesso lasciami lavorare, che non ho nessuna intenzione di perdere tempo con uno scansafatiche come te. Ma a Jerry tutti i consigli e gli avvertimenti dei suoi fratelli non interessavano. A lui bastava avere una nuova casetta di paglia. Salutò quindi il suo fratello maggiore e tornò a casa tutto contento. Pochi giorni dopo, mentre Jerry si stava godendo un bel bagno nel laghetto vicino a casa... Jerry! Jerry! Dove sei? Sono qui, fratellino! Mi sto facendo un bagno nel laghetto! Ah, eccoti qua! Sono venuto a invitarti a cena nella mia nuova casa di legno. Ho finito proprio questa mattina i lavori. Era ora! Io ormai ho finito da un pezzo. Comunque verrò molto volentieri. Hai già avvisato Barry? Sì, però il nostro fratellone maggiore non potrà venire. Deve ancora lavorare molto alla sua casa di mattoni e non ha voglia di perdere tempo con noi. È sempre il solito. Cosa gli sarà mai venuto in mente quella volta che ha deciso di costruirsi una casa di mattoni? Poverino, sai come hai fatto lui quando si fissa su una casa? Certo che anche tu, se ti fossi costruito una bella casetta di paglia come la mia, a quest'ora avresti già finito da un pezzo. E smettila, Jerry. Io la volevo in legno e sono contento così. Adesso andiamo, dai, vedrai che splendore. Eh sì, la casetta di Perry era davvero molto carina e i due fratelli passarono tutta la sera a prendere in giro il loro fratello maggiore, che continuava a lavorare sodo alla sua casetta di mattoni. E senti come cantano quei due scansafatiche. Fanno così tanto rumore che le loro urla arrivano fin qui dietro la collina. E io invece a lavorare. Certo che se mi fossi costruito una casetta di legno a quest'ora avrei già finito. Però devo tenere duro. Alla fine vedremo chi ha ragione. E così Barry continuò a lavorare duro, finché un giorno... Finalmente ho finito. Basta fissare questo chiodo qui e poi... Ecco, la mia casa è finita. Oh, ce n'è messo di tempo, fratellone. E voi cosa ci fate qui? Volevamo vedere a che punto eri con i lavori e a quanto pare siamo arrivati giusto in tempo per l'inaugurazione. Finalmente anche tu hai una casa tutta tua, Barry. E allora, cosa ne dite? Guardate che bellezza! Una casa costruita tutta in mattoni, solida e sicura, altro che le vostre piccole baracche. E dai, fratellone, smettila di fare così. Ognuno si è fatto la casa che voleva, no? Soltanto che lui ha faticato il doppio. Bravi, bravi, vivete pure quanto volete. Siete sempre i soliti. Finalmente anche Barry aveva finito la sua casa. E anche se i suoi due fratelli lo prendevano in giro, lui sapeva di aver fatto un ottimo lavoro. Certo che Jerry e Barry, se avessero saputo che il vecchio lupo sdentato aveva deciso di andare a fare un giro nel bosco dei ciliegi, avrebbero sicuramente riso molto di meno.
Hanno detto che nel bosco dei ciliegi sono arrivati 3 nuovi abitanti. Sembra che siano 3 porcellini e tutti belli grassocci. Sarà meglio che vada a controllare. Non sarebbe male mangiarsi un bel porcellino per cena. La situazione per i 3 porcellini rischiava di diventare pericolosa. E infatti, proprio mentre Jerry stava cenando tranquillamente nella sua casetta di paglia... Ehi! Tu che sei dentro alla casetta di paglia! Vieni fuori, porcellino! Ma chi sarà mai con questa voce rauca? A quest'ora, poi? Chi è? Sono il lupo sdentato e sono venuto per mangiarti! Mamma mia! Non ci penso nemmeno ad aprirti, brutto lupaccio cattivo! Ah, sì? E allora soffierò fino a che la tua casetta di paglia non volerà via! E così il lupo incominciò a soffiare e soffiò, tanto che alla fine la casetta di paglia del povero Jerry volò via in 1000 pezzettini. Aiuto! La mia dorata casetta sta volando via! Avevano ragione i miei fratelli! Accidenti! E adesso cosa faccio? Guarda, guarda! Che bel porcellino grassottello! Mamma, che brutto lupo! Scappo! Jerry cominciò a correre come un missile, finché non arrivò vicino al bosco, alla casetta di suo fratello Perry. Aiuto, Perry! Aiuto! Ma cosa succede? Aprimi, fratellino, aprimi per piacere! Il lupo sdentato ha distrutto la mia casa e mi vuole mangiare! Aiutami per piacere! Accidenti, che pasticcio! Aspetta che ti apro, fratellino! Perry aprì subito la porta, fece entrare il povero Jerry e poi richiuse subito con la catena, giusto in tempo, perché proprio in quel momento... Aprite! Aprite subito, porcellini! Altrimenti butto giù la porta! Vattene! Vattene, brutto lupaccio! Questa è una casetta di legno! Non riuscirai a buttarla giù! No! Hai sentito, brutto lupaccio spelacchiato? Mio fratello ha costruito una casetta di legno! Quindi vattene! Avevi proprio ragione, fratellino! Ho sbagliato tutto costruendo una casetta di paglia! Non ti preoccupare, fratellino! Qui siamo al sicuro! Ah sì? Mi fate proprio ridere! Voi e la vostra casetta di legno! Adesso vi faccio vedere io dove va a finire la vostra casetta di legno! Il lupo fece un bel respiro e poi cominciò a soffiare e soffiò finché la porta della casetta di legno si spaccò in 1000 pezzi! Presto, Jerry! Scappiamo! Aiuto! Sta per entrare il lupo! Venite qua, porcellini! Forza, che ho già la polina in bocca! Seguimi, Jerry! Usciamo dalla finestra, forza! I due fratelli scapparono con un gran salto e iniziarono a correre verso la collina. Dobbiamo andare da Perry! Hai ragione, fratellino! Scappiamo! Se arriviamo alla sua casetta di mattoni, saremo al sicuro! Dove siete, porcellini? Venite fuori! Adesso mi preparo un bel pranzetto! Ma, accidenti! Sono scappati dalla finestra! Stanno correndo verso la collina! Dove scappate voi due? Adesso vi prendo! Il lupo sdentato fece un enorme balzo verso la finestra e si mise ad inseguire i due porcellini. Jerry e Perry, però, ormai avevano accumulato un vantaggio troppo grande e riuscirono ad arrivare alla casetta di mattoni prima del lupo. Presto, Perry! Aprici! Aiuto! C'è il lupo cattivo che ci vuole mangiare! Arrivo! Arrivo! Venite dentro, forza! Qui saremo al sicuro! Grazie, fratelloni! Sentite! Il lupo ci ha seguiti e adesso sta bussando alla porta! Aprite, porcellini! Aprite immediatamente! Non fatemi perdere altro tempo! Ormai ho deciso di mangiarvi tutti e 3! Adesso butterà giù anche la tua casa, Perry! Dove possiamo scappare?
State tranquilli, fratelli. Questa è una solida casa di mattoni. Voglio proprio vedere se quel brutto lupo sdentato riuscirà a buttarla giù. Ma ha distrutto le nostre con un semplice soffio. Ah, sì? Così imparate ad essere degli sfaticati. Ehi, lupo! È meglio che sparisci! Questa è una casetta di mattoni! Non riuscirai mai a buttarla giù! Adesso ti faccio vedere io di cosa sono capace! Ancora una volta, il lupo fece un bel respiro e poi cominciò a soffiare. E soffiò finché... Accidentaccio! Questa casetta di mattoni non vuole saperne di crollare! Avete visto, fratellini? Cosa vi dicevo? È vero! Il lupo stentato non ce la fa! Siamo salvi! Avevi proprio ragione, Barry! Hai visto, brutto lupaccio? Meglio che te ne vai! Puoi soffiare quanto vuoi, ma la mia casetta di mattoni resterà sempre in piedi! Non ce la faccio più! Mi sa che per stasera dovrò accontentarmi di mangiare una minestrina, altro che porcellini! Guardate! Il lupo se ne sta andando! Evviva! Evviva! I tre fratelli si abbracciarono e festeggiarono per tutta la notte. Da quel giorno, Jerry e Perry non presero più in giro il loro fratello maggiore. Anzi, decisero di costruirsi anche loro una bella casetta di mattoni. E il lupo sdentato? Di lui non si è più saputo niente, se non che decise di andarsene per sempre dal Bosco dei Ciliegi.